viaggio. Buongiorno a tutti. Allora, anch'io vi ringrazio per essere qui nel traffico natalizio del Lungotevere. Quale esperienza, eh? È vero? E noi apposta l'abbiamo fatta, dove possiamo andare? Sul Lungotevere a Natale. Scusate, io mi siedo perché sì, ho paura di. Esatto, di capitolare verso il parabrezza. E allora, beh, innanzitutto questa esperienza almeno vi dà un po' la possibilità di capire quello che abbiamo voluto fare con questo programma, no? E voi immaginate comunque stare in macchina circondato però da telecamere, ecco, quindi con una visuale un po' ridotta. E accanto a me sale un artista, un big della musica italiana, insomma, però a me sconosciuto come persona, no? Fino a pochi istanti prima, quindi io preferivo proprio quasi non rivolgere la parola finché non salivamo in macchina, perché mi piaceva, insomma, che tutto fosse improvvisato. E da lì partiva un'intervista scherzosa, quindi con la possibilità di giocare e di cantare i suoi pezzi e non solo, anche quelli improvvisati, quindi qualcuno lo beccavamo, qualcuno no, ma qualcuno se lo dimenticavano gli stessi cantanti, quindi è tutto volutamente abbastanza lasciato all'improvvisazione. È stata una bellissima esperienza, anche proprio da un punto di vista umano, perché tante volte poi alla fine del viaggio con molti poi siamo diventati, non dico amici, ma quasi, insomma, siamo scambiati i contatti, quindi ogni tanto ci sentiamo. E ringrazio comunque la Non Panic per questa opportunità e il direttore Andrea Fabiano per, insomma, avermi dato questa possibilità e aver creduto in me. Diciamo che è chiaro che da quel format americano sono nate poi, no, varie rivisitazioni di questo tema dello stare in macchina con un cantante. A differenza di quello ti posso dire che ecco, il nostro è veramente volutamente, come dicevo prima, tutto molto improvvisato. Cambia veramente tanto in base a chi hai vicino, quindi ci sono state delle puntate che per partire, poi sul serio io non dicevo una parola mai prima di entrare in macchina, ci sono delle puntate dove per partire, per carburare, per trovare feeling ci abbiamo messo tempo, no? Quindi un bel viaggetto, e con altri invece siamo partiti subito a razzo. Gigi è un simpaticone, Gigi è molto simpatico, poi insomma già lo è uno che si espone già abbastanza, quindi lo conoscete già, no? Rispetto ad altri cantanti magari Gigi è uno di quelli che già si sa un po' com'è, no? È molto divertente, ironico, sta allo scherzo, gli piace giocare, quindi con Gigi è venuta proprio una puntata napoletana ad hoc, diciamo.